Ciao ragazzi, benvenuti al Chievo Academy. Da oggi partiranno una serie di puntate dove io e i miei compagni in seguito vi faremo vedere, mostreremo, vi faremo conoscere i fondamentali del calcio. Un calciatore deve saper colpire la palla con tutte le parti del piede, sia da fermo che in movimento. In base alla situazione di gioco, la palla può essere calciata per passare a un compagno, per fare gol o per allontanare un pericolo. Oggi vi parlerò del calcio da fermo, che è l'ABC del nostro sport. In partita questo fondamentale si verifica nei calci piazzati, corner, rigori e punizioni. Nel calcio da fermo le parti del piede più utilizzate sono l'interno e il collo interno. Per calciare correttamente la palla da fermo bisogna stare attenti ad alcuni aspetti. Il piede d'appoggio deve essere messo di fianco alla palla. La gamba che calcia deve caricare all'indietro per imprimere forza e velocità al pallone e la caviglia deve rimanere rigida. E adesso che avete capito come si fa, provate.